Signore, signori, cittadini, amiche ed amici, sperando che la voce non mi tradisca e mi faccia arrivare fino in fondo, vi saluto. Buongiorno. Premetto che non raccolgo qualche sottile provocazione o sottinteso lanciato domenica scorsa e anche questa mattina dall'amico Stefano Spallone. In verità, lo ha fatto con garbo e signorilità che non c'è assolutamente da prendersi. Ci tengo a precisare però che io, sono me, sono Luigi Rossi e sono quello che sono, ma non sono certamente quello che a tutti i costi gli altri mi vogliono fare apparire. I simboli poi. Certamente che i simboli sono messaggi, sono forme grafiche di comunicazione che si devono saper leggere ed interpretare. Il nostro simbolo è veramente facile e semplice da interpretare e, se volete interpretarlo bene, il giorno 15 e 16 maggio, quando andrete a votare, fateci sopra un evidente e bel segno di croce. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Dicevo, vi saluto, ma vi ringrazio anche per la vostra pazienza. Vi chiedo scusa se vi intrattengo per qualche minuto, ma sarò breve nell'intento soprattutto di non annoiarvi. Saluto anche i colleghi candidati alla carica di sindaco e tutti gli altri componenti delle altre due liste, facendo loro, con animo sereno e sincero, i migliori auguri. Saluto ancora il sindaco uscente dottor Gigli, non ricandidato, il quale, per ragioni di salute, purtroppo, in questo ultimo periodo del suo mandato, non è potuto essere presente. Ad egli, comunque, faccio gli auguri di una rapida, completa e totale guarigione. Saluto altresì tutti gli altri amministratori uscenti che, per loro libera scelta, credo, hanno ritenuto di non più candidarsi, nella mia convinzione e nella speranza che il loro operato da amministratore, se fatto bene, l'abbiano fatto con scienza e coscienza, se eventualmente sbagliato, l'abbiano fatto nella più totale buona fede e nella loro consapevolezza d'averlo fatto bene. Saluto infine tutte le mamme, visto che oggi 8 maggio è la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme. Auguri anche a tutti Michele e Nicola, atteso che qui a Castelvetere, tra oggi e domani, festeggiamo San Michele e San Nicola. Penso, ma è solo una mia opinione, che i comizi in piazza, per le tante forme di comunicazione oggi disponibili, sono ormai divenuti un fatto di tradizione o comunque di folklore. Tuttavia, forse, possono essere utili per aprire e chiudere ufficialmente la campagna elettorale e, magari, per illustrare e chiarire pubblicamente, di persona e a viva voce, qualche aspetto di questa nostra realtà locale relativamente alle problematiche che ci riguardano più o meno da vicino e che comunque riguardano la collettività castelvetrese. Questo mio comizio lo potrei fare a braccia, però, non ritenendomi un buon oratore, quello che vi dirò me lo sono scritto, per non perdere il filo del discorso, per facilitarvi l'ascolto e per eventualmente avere successivamente ed in qualsiasi momento la prova certa di quello che vi ho detto. L'esperienza mi ha insegnato e suggerito di mettere sempre per iscritto il mio pensiero e quindi quello che dico, come d'altra parte ho fatto in passato, perché purtroppo spesso, anzi assai spesso in questo paese, si fa dire alla gente quello che la gente non dice. Sembra proprio che da quel lontano 1985 ad oggi, da quando non ho fatto più il sindaco di questo comune, se non sbaglio sono trascorsi 26 anni, non voglio dire che le cose sono peggiorate, ma poco o niente è cambiato in meglio. Questa tornata elettorale ci fa ancora evidenziare le stesse difficoltà,
le stesse problematiche già rappresentate in occasione delle precedenti elezioni amministrative, quasi fosse una fotocopia delle stesse, e spero e mi auguro non per il risultato. Difficoltà e problematiche che, per la quasi totalità, sono rimaste irrisolte e che hanno continuato a condizionare negativamente lo sviluppo e la crescita della nostra comunità. È vero, ancora una volta mi vedete candidato a sindaco di Castelvetere. Direbbe un famoso giornalista, Antonio Lubrano, la domanda sorge spontanea. Infatti, qualcuno ha detto, e forse anche in questo momento qualcuno di voi sta dicendo o sta pensando, ma perché sempre lui? Cari concittadini, la risposta è ovvia e molto semplice. Perché non ci sono stati altri che si sono proposti? Perché non ci sono stati altri che hanno avuto la possibilità di formare una lista? E perché forse alcune persone, anche se capaci ed interessate a farlo, hanno avuto timore di esporsi? In ogni caso, credo, bisogna, non dico ringraziare, ma apprezzare chi ha tentato di formare una lista e non ci è riuscito, e chi comunque ha avuto il coraggio di candidarsi a sindaco e a consigliere comunale. D'altra parte, se non mi fossi candidato e, unitamente ai candidati che mi sostengono, non avessimo presentato la nostra lista, avremmo dato certa possibilità ai candidati delle altre due liste di essere eletti. Avremmo avuto un'amministrazione probabilmente piatta, con una maggioranza e una minoranza quasi precostituita, ma soprattutto avremmo negato a tutti gli elettori una maggiore, libera e democratica scelta. Devo dire, tuttavia, che questa volta non è stato poi tanto facile comporre la lista, e credo non lo sia stato anche per altri. Oltre 6 mesi fa, se non erro, nel mese di settembre 2010, ho ritenuto utile incontrare collegialmente tutti gli amici candidati nella lista che mi sostenne nelle passate elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006 e che, purtroppo, anche se con pochi voti di scarto, portò alle elezioni di solo 4 consiglieri. Per ascoltare il loro pensiero, la loro disponibilità ed il loro suggerimento in vista di queste elezioni amministrative di questa primavera che stiamo celebrando. Tutti mi incitarono a partecipare a questa tornata elettorale, unitamente ad alcuni di loro e con l'intesa di contattare nuovi amici disponibili a candidarsi, con assoluta esclusione di eventuali proposte di candidatura di consiglieri dell'attuale maggioranza uscente. Sulla scorta dell'incitamento ricevuto, tutti insieme, noi consiglieri uscenti di opposizione, abbiamo interessato tanti altri amici, abbiamo fatto diversi ulteriori incontri e a conclusione degli stessi, superando pure qualche difficoltà e indecisione, però senza forzare nessuno, tenendo presente la disponibilità di chi ha già fatto esperienza amministrativa, accoppiando tale esperienza alla volontà e alla capacità di nuovi elementi che, spontaneamente, hanno aderito alla nostra proposta di candidarsi con noi, abbiamo composto la nostra lista, che ha per simbolo il motto su fondo azzurro, sfumato verso il basso, per Castelvetere, Iarossi sindaco, sovrastante il tricolore e la scritta 2011. Fanno parte della nostra lista, come dicevo innanzi, persone che già hanno avuto esperienze amministrative e altre che per la prima volta propongono la loro candidatura, ma vi assicuro sono tutte animate di buona volontà di fare, dotate di capacità ed impegnate a fare bene, da voi sicuramente ben conosciute e che, in ogni caso, ritengo utile presentare. Bibbo Alessandro, nato a Castelvetere in Valfortore il 1° novembre 1973, autista.
Bibbò Maria Rosaria, nata a Castelvetri in Valfortore il 1° 10 1983, operaia. Forte Antonio, nato a Castelvetri in Valfortore il 7 6 1953, imprenditore agricolo. Iarossi Nicola, nato a Castelvetri in Valfortore il 27 1 1941, pensionato. Mucci Domenico, nato a Castelvetri in Valfortore il 10 5 1946, carpentiere. Mucci Mario, nato a Rheinfelden, Germania, il 21 4 1983, dipendente del Ministero dell'Interno. Patuto Elia, nato a Benevento il 27 1979, segretario d'azienda. Patuto Mario, nato a Castelvetri in Valfortore il 5 8 1973, dipendente del Ministero dell'Interno. Tambascia Gabriele, nato a Benevento il 12-9-1978, tecnico informatico. Cari cittadini, noi, chi vi parla, candidato alla carica di sindaco, e i sopracitati candidati alla carica di consiglieri comunali, nella lista che ha per simbolo il motto su fondo azzurro, sfumato verso il basso, per Castelvetere e Iarossi sindaco, sovrastante il tricolore e la scritta 2011, cioè la lista numero 1, ci presentiamo a voi cittadini di Castelvetere con l'intento di realizzare un progetto di sviluppo e di rinnovamento che miri ad un recupero del ruolo e dell'immagine del comune di Castelvetere, del nostro comune, nell'area del Fortore e nell'ambito provinciale e regionale, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti socio-culturali ed economiche presenti sul territorio. La nostra attività amministrativa, in ogni caso, sarà improntata alla massima trasparenza, al rispetto della legalità, alla gestione democratica della cosa pubblica, al rispetto della persona, alla valorizzazione della famiglia e soprattutto al recupero di quei principi basilari di democrazia e di libertà che in questi ultimi anni, oltre 10, sembra siano proprio venuti a mancare, determinando momenti oscuri e di preoccupazione nella vita quotidiana e nel sociale della comunità castelvetrese. Sulla base di tali proponimenti, pertanto, noi, candidato sindaco e componente della lista, se eletti, vorremmo conseguire nel corso del mandato concreti risultati conseguenziali all'attuazione, per quanto potrà essere possibile, di un programma che in sintesi prevede di raggiungere i principali seguenti obiettivi: ricostruire un forte e coeso tessuto sociale per il rilancio di Castelvetere, continuità dell'azione amministrativa, intesa come completamento di tutte le iniziative positive intraprese dalle precedenti amministrazioni e definizione di quelle eventualmente negative, al fine di contenere al massimo il danno per l'ente comune. Intendiamo dare continuità all'azione amministrativa, nel senso che, se eletti, non andremo, ripeto, non vogliamo e non andremo alla ricerca di eventuali errori, inadempienze o responsabilità di chi ci ha preceduto, ma vogliamo portare avanti tutte quelle iniziative positive intraprese a beneficio della collettività e trovare eventualmente tutte quelle soluzioni che effettivamente potranno consentire il completamento di attività che per qualche motivazione, forse anche di ordine burocratico, rimangono ancora non attuate. Cercheremo anche di transigere o comunque risolvere qualche contenzioso che sappiamo esistere tra il comune, imprese o privati cittadini, al fine di contenere al massimo il danno per l'ente comune. Continuità dell'azione amministrativa vuol significare anche saper riconoscere ed apprezzare tutto ciò che è stato fatto di buono a favore della collettività e proseguire in tale direzione, non demonizzando sempre l'altrui operato. Programmazione, esecuzione, gestione e controllo di opere pubbliche, completamento e definizione di tutte quelle in corso e ripresa,
con eventuale rimodulazione di quelle sospese per motivazioni diverse. Definizione dell'istruttore delle pratiche inerenti alla rifusione dei danni subiti a seguito dei terremoti del 1962 e 1980, con equità e rispettando la vigente normativa. L'amministrazione subentrante, la prossima amministrazione, non può e non deve fermarsi. Nell'ottica di quella continuità amministrativa, deve continuare a programmare, progettare, eseguire e gestire, ma anche controllare ciò che si fa, perché non possiamo permetterci il lusso di fare delle opere e magari, dopo solo qualche anno, rifarle perché fatte male. Dobbiamo anche impegnarci a trovare ogni soluzione per utilizzare al meglio le opere già fatte, per non lasciarle abbandonate. Pensiamo ad esempio al PIP, Piano di Inserimenti Produttivi, una volta chiamato Piano Artigianale, che sicuramente la sua attivazione e la sua utilizzazione potrà creare posti di lavoro. Ottimizzazione dell'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali per una sempre più efficiente funzionalità. Cittadini, è palese ed è innegabile che per una clamorosa sbandata, badate bene, non dell'allora sindaco, ma di alcuni personaggi autorevoli, si fa per dire, di quell'amministrazione che venne immediatamente dopo della mia, che evidentemente non volevano fare gli amministratori, ma probabilmente altro, con fantasiose e pretestuose motivazioni, sprezzando ogni principio di quella continuità dell'azione amministrativa di cui dicevo innanzi, bloccarono la costruzione di una importante struttura che solo successivamente le successive amministrazioni, sia quella Mucci, sia quella Gigli, devo dare atto che, con buon senso e senso di responsabilità, hanno portato a completamento quell'opera che l'amministrazione retta da me aveva iniziato. Mi riferisco alla nuova casa comunale. L'utilizzazione di quest'opera ha consentito il trasferimento degli uffici comunali da locali assai angusti e per niente funzionali in ambienti salubri ed idonei allo scopo, che, unitamente alla meccanizzazione e informatizzazione degli uffici, ha consentito di offrire migliori servizi al cittadino. Ciò comunque ancora non basta. Bisogna ottimizzare la funzionalità della macchina amministrativa con maggiori investimenti, sia per utilizzazione di tecnologie avanzate, ma soprattutto per aggiornare e migliorare sempre di più la professionalità del personale dipendente. Gli uffici comunali ben organizzati, accoglienti, funzionali, attrezzati e con personale altamente qualificato e specializzato dovranno dare non solo il solito certificato anagrafico, ma superando ogni ostacolo burocratico, assistere e soddisfare nel migliore dei modi le richieste e le necessità dei cittadini. Definizione della strumentazione urbanistica per la tutela dell'intero territorio comunale e per la corretta utilizzazione dello stesso. Non voglio entrare nel merito della situazione della nostra strumentazione urbanistica, è paragonabile a una telenovella senza fine. Tuttavia devo sottolineare che è una questione importante e delicata. Nonostante l'impegno delle varie amministrazioni che si sono succedute, ma sicuramente per il mancato rispetto dei tempi concordati ed assegnati ai tecnici che avrebbero dovuto provvedere, ed anche per la continua evoluzione nel tempo della relativa legislazione, ci troviamo ancora oggi, nel 2011, senza strumentazione urbanistica operante. Facciamo ancora riferimento ad un vecchio ed obsoleto piano di recupero, approvato nel lontano 1988, che ovviamente non risponde più alle esigenze attuali. Spero e mi auguro che qualunque sia la prossima amministrazione, la stessa si faccia carico di questo annoso problema che, se risolto a breve, sarà effettivamente la base di una corretta utilizzazione del nostro territorio e di sviluppo della nostra comunità.
noi ci impegniamo a farlo. Corretta manutenzione, adeguamento e potenziamento di tutto il sistema idrico e fognario del territorio comunale, manutenzione, ripristino, sistemazione e nuova realizzazione della viabilità comunale, sia essa urbana, sia essa rurale, impegno per la problematica della viabilità intercomunale, provinciale ed interprovinciale, per rendere i collegamenti con i comuni limitrofi ed i capoluoghi di provincia scorrevoli e soprattutto sicuri. Sollecitazione agli organi competenti con forte impegno per la riorganizzazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici provinciali ed interprovinciali. Adeguamento e potenziamento della rete di pubblica illuminazione, estensione della stessa e della metanizzazione alle zone ancora non servite, con particolare riferimento ai nuclei rurali accessibili. Studio, sviluppo e valutazione, in termini di costi e benefici, di un piano energetico ecosostenibile, volto alla produzione di energie alternative. Non pensiamo certo all'energia nucleare, ma all'eventuale utilizzo di energie rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico. Questo però, sempre dopo un'attenta valutazione, insieme a tutti voi, degli eventuali danni e benefici, non solo in termini economici, ma anche sanitari e ambientali, conseguenziali alla produzione di tali energie. Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza del plesso scolastico utilizzato e riconversione di quelli dismessi e concreto sostegno all'istituzione scolastica per elevare il livello complessivo dell'offerta formativa per la crescita non solo culturale ma anche sociale ed economica del nostro territorio. Le passate amministrazioni, anche su nostre incessanti pressioni, hanno ristrutturato l'edificio scolastico che è qui di fronte a me e alle vostre spalle. Sicuramente quanto è stato fatto è criticabile, poteva essere fatto razionalmente meglio, però comunque è stato fatto e ciò ha consentito di raggruppare i tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel nostro comune in un solo plesso, con conseguenziale funzionalità didattica e sensibili economie gestionali per l'amministrazione comunale. Tutto ciò però non basta. Per questo edificio scolastico di Piazza Dante si rendono necessari ed urgenti ulteriori interventi di manutenzione, per esempio la sistemazione del terrazzo ed altro, nonché completamento di opere per la sicurezza. Dobbiamo pensare altresì alla riutilizzazione dei plessi dismessi, quello dell'ex scuola materna di via San Pietro e quello dell'ex scuola media di via Calcinoso, con una opportuna riconversione degli stessi, così come è stato fatto per il plesso di Campanaro. Altrimenti, se continueranno a rimanere inutilizzati, faranno la fine di quello di Monte Saraceno che, se non è crollato, è prossimo al crollo e che per il quale, comunque, dovrà essere trovata una soluzione. Ma per la scuola non bisogna pensare solo alle strutture. La scuola va sostenuta e incentivata in ogni modo, con efficienza del trasporto, con la mensa, con forniture di arredi adeguati, con sussidi didattici e con incentivi economici, ed anche se con carenza di alunni, bisogna cercare di mantenerla quanto più a lungo è possibile. Noi ci proveremo. Utilizzazione razionale delle risorse boschive, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, censimento, recupero ed utilizzo dei beni comunali abbandonati, tutela delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e turistiche potenzialmente presenti sul territorio, promozione ed incentivazione per la fruibilità delle stesse, supporto e incentivazione alle associazioni costituite sul territorio, alla parrocchia, alla Proloco, all'associazione culturale Castelvetere Amore Mio, al gruppo Folchi Signore del Bosco, all'associazione bandistica, alla Misericordia, all'associazione Sporting Fortore di Castelvetere,
alla Castel Cross di Castelvetere ed altre associazioni per promuovere ed incrementare attività socioculturale, folcloristiche ed altro, mediante concreto sostegno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, senza tralasciare ovviamente la manutenzione e il potenziamento e messa in sicurezza delle strutture ginnico-sportive esistenti. Promozione delle attività agro-socio-economiche mediante sostegno alle iniziative tese alla valorizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti tipici e di qualità e incentivazione di forme di cooperazione ed associazionismo. Promozione, ricerca, attuazione e incentivazione di iniziative tendenti al sostegno e all'assistenza degli anziani, alla creazione di posti di lavoro per i giovani, per contrastare l'esodo di forza lavoro e il calo demografico sempre crescente, senza dimenticare comunque quelli che non sono né giovani né anziani, che sono l'ossatura della nostra economia. Revisione ed adeguamento dei regolamenti comunali per favorire e semplificare l'accessibilità agli atti da parte di tutti i cittadini, per maggiore trasparenza di tutte le attività amministrative e per una chiara ed equa imposizione di imposte e tributi. Regolamentazione, potenziamento, vigilanza, sorveglianza e controllo dei servizi generali, cimitero e servizi cimiteriali, nettezza urbana e raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, mercato domenicale, esercizi pubblici, occupazione spazi pubblici, trasporti, traffico e parcheggi, edilizia, bene e patrimonio comunale, igiene e sanità pubblica, salvaguardia pubblica e privata incolumità e protezione civile. Cittadini, questo in sintesi il nostro programma amministrativo, che certamente, enunciato così frettolosamente, sembra fatto di sole parole. Questo programma però è scaturito, oltre che dalla conoscenza diretta di chi vi parla e dei componenti della lista delle tante problematiche che sono presenti sul nostro territorio, è scaturito anche e soprattutto tenendo presenti i suggerimenti e le esigenze prospettateci da tanti cittadini che abbiamo ascoltato da sempre e in questo scorcio di campagna elettorale. Se analizzato bene, pertanto, si può anche riscontrare che in questo programma ci è sfuggito di inserire qualcosa. Tuttavia, riteniamo che comprende quasi tutto di ciò che interessa la nostra comunità. D'altra parte, se confrontato con i programmi delle altre due liste, possono cambiare le parole, le diciture, l'esposizione, ma non è dissimile dagli stessi, perché i problemi sono gli stessi. Noi, questo programma, che quest'oggi credo di aver illustrato sommariamente solo per qualche punto, riservandomi magari di farlo più compiutamente successivamente, nel quale le varie problematiche sono indicate a caso e non in ordine prioritario, perché se vogliamo, al punto in cui siamo, tutto è prioritario. Lo riteniamo fattibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, cercheremo con il nostro costante impegno di attuarlo. Non abbiamo la presunzione di risolvere tutto, ma siamo convinti che possiamo fare qualcosa e di più se avremo la capacità di ricostruire un tessuto sociale senza divisioni, capace di condurre ad ogni forma di collaborazione intelligente e costruttiva fra tutte le componenti della comunità castelvetrese e non solo. Non lo possiamo negare, per il passato e principalmente in questi ultimi 10-15 anni, la nostra comunità si è ritrovata divisa e in contrapposizione su questioni e posizioni anche di scarsa rilevanza amministrativa, seguendo una logica di essere sostenitori o meno dell'amministrazione in carica, accentuata e favorita tale circostanza dalla stessa amministrazione,
facendo insorgere aspettative di diritti e trattamenti agevolativi o comunque prioritari nei confronti di quei cittadini ritenuti vicini all'amministrazione, a danno probabilmente di quelli ritenuti non sostenitori della stessa amministrazione. Indubbiamente ciò ha determinato un disagio sociale, avvertito da tutti e che in più di qualche occasione ha comportato scelte e decisioni personali di estreme e triste conseguenze non più rimediabili e che comunque ha incentivato negativi rapporti di convivenza civile e di buon vicinato tra la cittadinanza, ha reso difficoltosa la relazione tra cittadini e la pubblica amministrazione, ma soprattutto ha impedito quel necessario ed indispensabile rapporto di corretta dialettica democratica tra tutte le istituzioni che interessano il nostro territorio e non solo il nostro territorio. Noi siamo fortemente intenzionati a risolvere la sua esposta menzionata difficoltà e perciò, come avete ascoltato, abbiamo inserito nel nostro programma la ricostruzione di un forte e coeso tessuto sociale per il rilancio di Castelvetere. Ciò significa che nella gestione amministrativa vogliamo coinvolgere tutti, vogliamo recuperare quel rapporto corretto tra cittadini ed amministrazione, tra gli stessi enti istituzionali che, come dicevo, in questi ultimi anni sembra proprio sia venuto a mancare. Vogliamo che tutti i cittadini abbiano come riferimento la pubblica amministrazione per la soluzione di tutte quelle problematiche di interesse generale e collettivo e per quanto sarà possibile anche per problematiche individuali. Cercheremo di recuperare, e se eletti lo faremo senz'altro, quel rapporto di fiducia, di stima e di collaborazione che un tempo c'è stato tra il comune di Castelvetere in Valfortore e i comuni confinanti, e non solo, per essere uniti e più forti, per far sentire la nostra voce e quella dell'intero martoriato Fortore. Cittadini, nel pomeriggio del 16 maggio dalle urne usciranno i risultati di questa tornata elettorale. Per noi non ci saranno né vincitori né vinti. I vincitori e i vinti si hanno nelle guerre, e noi non stiamo combattendo una guerra, noi stiamo celebrando una competizione elettorale libera e democratica che nel pomeriggio del 16 maggio avrà come risultato gli eletti e i non eletti. I non eletti, anche se un po' delusi, continueranno le loro attività e la loro vita quotidiana nella più totale tranquillità. Gli eletti andranno a formare la maggioranza e la minoranza della prossima amministrazione, che dovrà affrontare e possibilmente risolvere i tanti problemi che tutti conosciamo. Per essere eletti, in ogni caso, c'è bisogno del vostro voto, che avete il diritto di esprimere in forma democratica e in tutta libertà. Né io, né gli altri candidati alla carica di sindaco, né tutti i candidati alla carica di consiglieri, nessuno, dico nessuno, vi può obbligare a votare in questo o in quell'altro modo. Il voto vi può essere chiesto, ma non estorto. Il vostro voto lo dovete dare a chi ritenete capace, a chi ritenete sa amministrare, a chi, secondo voi, ha proposto un programma amministrativo che vi convince, a chi vi è simpatico, insomma, a chiunque voi volete, in totale libertà. Diffidate di chi in cambio del voto vi promette o vi nega qualcosa. Questi non merita il vostro voto. Scusatemi se ho sottolineato questo aspetto, ma l'ho dovuto fare perché purtroppo vi è notizia che tra i candidati alla carica di consiglieri di tutte le liste c'è qualcuno che nel chiedere il voto non si comporta in modo corretto. Faccio appello pertanto ai colleghi candidati sindaci, come già ho fatto io, di sensibilizzare i propri diretti sostenitori ad essere corretti e leali, in modo da non turbare questa tranquilla competizione elettorale. Noi ci siamo candidati per essere eletti, spero che col vostro libero voto lo saremo.
Siamo consapevoli che se eletti dovremo dare e daremo tutto noi stessi, con volontà e costante massimo impegno, per la realizzazione e la risoluzione di quanto più sarà possibile, con il vostro sostegno del voto che volete darci il 15 e 16 maggio e con la vostra collaborazione che ci darete durante il nostro mandato amministrativo per il benessere di tutta la collettività. Grazie, grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi e grazie a chi, con la strumentazione, con la fornitura dell'energia elettrica e quant'altro, mi ha permesso di parlare. Grazie, grazie ancora.